cultura sono un'arma forte con cui combattere! La prima domanda è: quanti generi esistono? Bella domanda, non ne ho idea. Spara. Ok. Non lo so. Otto. Quanti generi esistono? Tanti. Ma indefiniti o definiti? O comunque un numero definito? Beh, al momento ce ne stanno con un numero finito, questo sì, però in realtà io credo fermamente ce ne siano tantissimi e tutti di questi vanno rispettati, okay, indipendentemente da qualsiasi tipo di politica. I maschi e femmina cosa sono? Chi è che lo stabilisce? Ok, sono due generi quindi? No, sono due generi, sono semplicemente quello che ci vogliono far credere. Prima domanda, quanti generi esistono? Infiniti, quindi più di molti e più di otto. Sì, diciamo che al momento abbiamo bisogno di categorizzarci, ma okay, in un futuro utopico non ci sarà più bisogno, okay, di avere dei generi. Quanti generi esistono? Infiniti? Tanti, infiniti. Infiniti. Infiniti, tutti quelli che ognuno si sente, direi. Non è che li puoi numerare, non è una cosa contata. È qualcosa di ampio. Non lo so, cioè, mi hanno sempre insegnato due, però a quanto pare di più. Dimmi un numero. Io ti dico due perché così sono stato educato. È sbagliato, eh? Sono omofobo per... quanti vuoi? Quanti vuoi? Quanti generi esistono? Quanti ne fai? Uno. È nuova questa. E che cos'è il genere? Genere è fondamentalmente la circoscrizione arbitraria di colui che determina e decide. E se sono io a decidere, dico che ne esiste soltanto uno. Ok. E quindi maschio e femmina sono costrutti? Non sono classificabili come generi, perché io arbitrariamente posso unire tutto in un solo genere, anche gli animali, capito? Gli animali. No, maschi, femmine, uomo, donna. Ok. Siamo tutt'uno con la terra, con le pietre. Okay, va bene, grazie mille, buona giornata. Quanti generi esistono? Quanti ne vogliamo? Quanti ne vogliamo? Che cos'è il genere? Il genere è un qualcosa che se te lo senti va bene, altrimenti quello che preferisci, quello che vogliamo noi, come ci vogliamo definire, noi siamo. Ok, maschio e femmina? Basta. Che cos'è il genere? È una bella domanda. Maschio e femmina quindi sono? Sono due modi di dire. Due modi di dire. Ok. Devo fare colata. Ok. Grazie mille. Grazie. Ciao. Cos'è il genere? Il genere non te lo so definire in realtà. Ok. O meglio, in natura esiste l'uomo e la donna. Ok. Ed esiste l'uomo e la donna. Ok. Cos'è il genere? Il genere, Ok. È un'etichetta? Un'etichetta. Quindi maschio e femmina? È un no. Non esiste. Quello no. Cioè. Che cos'è il genere? Il genere è quello in cui tipo una persona si riconosce. Cioè, tipo. Non è facile. Ma cosa ne pensi della fluidità di genere? Ci sta. La fluidità di genere è quello che in realtà dovrebbe essere per tutti. Ok, quindi vale anche per altre caratteristiche, immagino. Non sì. Solo per il genere. Sì. Anche per l'età? Sì. Se io mi sento un ragazzino di 10 anni, sono un ragazzino di 10 anni. No, però, detto che vale la fluidità. Sì, lo sono. Sì, tu ti senti 10 anni, però non hai 10 anni. Ah, e questo se lo applichiamo al genere cosa succede? Se tu ti senti uomo ma sei donna. Ah. E fluidità di genere?
Ci sta? Sì. Okay. Si applica quindi a qualunque caratteristica biologica? Assolutamente sì, cioè non mi sento così io, però perfettamente, cioè capisco perfettamente la persona che quindi va bene, si può fare. Assolutamente. Quindi se io per esempio mi sento un bambino di 10 anni? Sì. Sì. Quindi se io sono un bambino di 10 anni e faccio sesso con una bambina di 10 anni? No, cioè, allora, hai ragione, non si può fare. Lo scopo è quello di fottermi, giusto, incastrarmi in queste cose. No, cioè, nel senso, un conto è sentirti in un genere nell'altro, un conto è sentirti un bambino di 10 anni. Quindi sull'età non va bene? No, cioè, l'età è un dato che ci siamo inventati, numerico, ed è quello purtroppo. È un dato biologico, come ma genere. Ma più che biologico è un dato che ha inventato l'uomo, cioè sono dei numeri, cioè è una un dato biologico. Sì, è quello. È la quantificazione del tempo rispetto a... L'abbiamo quantificata così, però una volta che l'abbiamo quantificata è quello. No, diciamo. E l'altezza? L'altezza anche quella è un'invenzione, cioè quantificare le cose è un'invenzione. Quindi se io... voglio entrare nelle forze di polizia, c'è l'altezza minima di 1,80, ma sono alto 1,70, posso entrare, perché mi sento alto 1,80 io. No, perché comandano loro, cioè nel senso decidono loro qual è il limite. Però cioè, se fosse giusto potrei entrare. Sì, però decidono loro qual è il criterio purtroppo. Ok, grazie mille.